generazione che cercherà di difendere gli anni 70. Lui è Gianluca Belardi! Meno profeta in patria, uomo aiuto, buonasera, mi presento, mi chiamo Gianluca Belardi, faccio l'avvocato da 16 anni e non ho mai vinto una causa! Lo so. Perché io in testa c'ho solo una difesa, io voglio difendere la mia generazione, la generazione dei quarantenni, una generazione piena di sfigati. Noi ci accusano di qualsiasi cosa, signori della corte, veniamo accusati di qualsiasi cosa. Adesso l'ultima delle accuse, ci accusano di essere troppo attenti alla nostra apparenza esteriore. Dice che curiamo troppo il fisico. Dico, ma vi rendete conto di quello che dite? Sì, un uomo a 40 anni gli viene proprio il fisico, proprio alla moda anni 70, proprio a zampa d'elefante, proprio. Cioè, è vero, qualche quarantenne cura di più il fisico, va in palestra, ma lo riconosci subito il quarantenne in palestra. È quello che sta sul tapirulan, con le sigarette dentro la tuta. Non siamo noi che guardiamo l'apparenza estetica, noi siamo cresciuti con altri modelli estetici, non queste modelle straordinarie che vediamo in TV con queste misure 90, 60, 90, di che? Di che? Noi siamo cresciuti con le nostre mamme. Mia madre, 30, 30, 120. Mia madre pare una tromba, pare. E che cosa gli fanno pubblicizzare le top model perfette in TV? La crema anticellulite. Ma quando cazzo ce l'hai avuta mai tu la cellulite? Mo se hai mai visto un osso con la cellulite? Mia madre incastrata dentro alla poltrona guarda la top model e dice: se a questa gli serve la crema anticellulite, a me mi serve l'acqua de Lourdes. C'ha ragione mamma, ha ragione lei, a noi non ce ne frega niente, per colpa di quelle modelle là, le nostre donne impazziscono, ai primi caldi sbroccano completamente, vai dalla tua donna, la prima domenica di caldo, amore, è la prima domenica di caldo, andiamo al mare? Non posso, è che c'ho le cose mie, alla seconda domenica, insisti amore, la seconda domenica andiamo al mare? Non posso proprio, c'ho ancora le cose mie. Alla terza insisti, amore, andiamo al mare, per favore, voglio prendere un po' di sole, sono bianco. Non posso ancora, c'ho ancora le cose mie. E stai a morire, c'hai un'emorragia, ti porto all'ospedale. Sono 3 settimane, stupido! Non mi capisci più! Guarda! Amore, durante l'inverno mi è venuto proprio un filo di cellulite. Adesso andatevelo a spiegare voi, che a me la cellulite della mia donna mi piace. A me mi piace. Mi piace quando andiamo al mare che lei si sdraia sull'asciugamano, che lei si sdraia vicino a tutta quella ricotta. Mi piace quando facciamo l'amore, che se perdo l'equilibrio a quella ricotta mi ci aggrappo. Mi piace quando gira nuda per casa, che mi si riempie la casa di culo, diciamo, ecco. Perché sei un uomo innamorato, innamorato, signori della corte, ma a noi che ce ne frega, ah! Se un uomo c'ha l'amore, ma che noi siamo innamorati dei vostri occhi, dei vostri sorrisi, ma che ci frega, tu mi dici c'hai la cellulite, ma io ti amo, le smagliature, non hai capito, ti amo, le rughe intorno agli occhi, ti amo, il sottomento, ma che cazzate, sei smontata. E allora ho capito che te amo, però pure un limite metticelo pure tu, cavolo. Noi non guardiamo a queste cose, non ci sentirete mai dire voi donne della nostra vita, ma perché te fai sta ceretta che ogni volta che mi avvicino a te con lo strofinio l'orologio mi va avanti di 5 minuti? No, no. Non ci sentirete mai dire questo. E come ultima prova, signori della corte, che a noi dell'apparenza estetica non ce ne frega veramente niente, ecco qua. La panza. In un periodo in cui il modello estetico maschile prevede per l'uomo degli addominali fatti col cemento armato. La tartaruga. Signori della corte, ecco qua. La medusa. Viva, che non va via. Ebbene, maschi italiani, questa panza qua non buttatela via, perché questa panza è una laurea. Questa panza sono 39 anni di mangiate senza mai un giorno di dieta. 39 anni di bevute senza regolamento. 39 anni in cui il 1° di settembre il mio migliore amico mi si è avvicinato e mi ha detto: beh, da lunedì ci segniamo in palestra. No, non posso, c'ho le cose mie. Grazie Gianluca. Grande Gianluca.